Siamo qui con Pino Pagliara, direttore tecnico della Folgore. Allora, uno sguardo a questa società di atletica gloriosa. Siamo tra le più vecchie d'Italia, abbiamo 71 anni di vita, e sempre sulle nostre spalle, risorse esterne non ce ne sono, quindi solo le nostre risorse. E abbiamo creato tanti campioni nel corso di questi 71 anni, da campioni italiani del triplo, Daniele Buttiglione, Marcia, Tommaso Elia, due secondi al record del mondo al 17, Daniele Buttiglione è stato anche campione mondiale militare nell'81, credo, non ricordo neanche, figurati quanti anni fa. E quindi abbiamo una serie di bambini, quest'anno ne abbiamo 66, abbiamo vinto nel corso di questi 71 anni campionati regionali, sia individuali, campioni italiani individuali, campionati regionali e campionati di società regionali, che è la cosa più difficile tra l'altro, perché bisogna coprire un certo numero di gare, quindi bisogna avere un certo numero di atleti, e noi ci siamo riusciti nella categoria ragazzi per 2 anni consecutivi, categoria cadetti 2 anni consecutivi, categoria allievi abbiamo partecipato anche alla finale nazionale nel 2008. E questo ci ha portato chiaramente non solo gloria e nient'altro. Siamo a Stella d'Oro, massimo onorificenza del CONI per meriti sportivi. Già il professore Oddo era a Stella d'Oro, il professore Oddo è il fondatore della Folgore, è stata anche Stella d'Argento, Stella d'Oro, Quercia d'Oro, ed è stato anche, forse molti non se lo ricordano, è stato anche personaggio sportivo nel 1983 insieme a un altro campione nostro pugliese che era Pietro Pennea. Nella vostra società c'è il talento Daniele Corsa, lei è l'allenatore, allora parliamo di questo ragazzo. È stato da noi scelto perché noi facciamo degli incontri nelle scuole, e quindi è stato scelto proprio nella scuola Marco Baguvio tra i ragazzi più veloci, e non era lui il più veloce tra l'altro, quindi figurati l'altro guerra, però poi ci ha abbandonato l'altro. Quindi poi ha fatto un paio di anni di atletica con noi, poi ha fatto un po' di calcio e poi è ritornato in atletica, per fortuna. E si è distinto nel 2015, è stato campione italiano nei 100 e nei 200, però la nostra idea, sia mia che di Bruno Stasi, era quella di portarlo in una distanza superiore che erano i 400. E abbiamo avuto ragione, perché grazie ai 400 ha fatto una delle migliori prestazioni italiane, 46-01, è campione italiano indoor nei 400, campione italiano promesse chiaramente, e campione italiano all'aperto sempre nei 400. È arrivato quarto ai campionati italiani all'aperto e terzo ai campionati indoor nei 400. Quindi è un atleta che la nazionale ci punta molto, tra l'altro l'hanno inserito nella squadra olimpica per Tokyo 2020. E puntano moltissimo su Daniele, in quanto questo è il primo anno che ha fatto sui 400 puro, diciamo così, e è arrivato quarto anche agli europei, tra l'altro era già stella d'argento, medaglia d'argento agli europei juniores l'anno scorso, 2 anni fa, con la 4x4, anche se lui ha corso poi nei 200 ed arriva a quarto. Quindi è in ascesa, è in crescita, è entrato finalmente nelle fiamme oro. Chiaramente questo ci libera di un peso enorme. Che cosa si può fare per questo sport? Noi chiediamo semplicemente che qualcuno si avvicini, che sia un'amministrazione, che sia qualcuno che ami l'atletica leggera, perché l'atletica leggera o si ama o si odia, per noi è una droga, guai a mancare un giorno d'allenamento.